Bentrovati con Indovina chi viene a pranzo, che finalmente ritorna a pranzo nel senso reale del termine. Oggi siamo al Diva Caffè, New Diva Caffè di Potenza, e abbiamo l'opportunità di incontrare e di intervistare il sindaco di Latronico, l'ingegnere Fausto De Maria. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Grazie per essere nostro ospite. Grazie a voi, pure per me è la prima volta finalmente mangiare qui all'aperto. Al ristorante. Insomma, c'è bisogno di ricominciare a vivere in tutti i sensi. La domanda che faccio a inizio di intervista è sempre quella: come giustifica la sua esistenza? Beh, la mia esistenza la giustifico in questa vocazione di cercare di fare qualcosa per gli altri, di dare il proprio tempo, la propria energia agli altri, che è stato sempre quello di da piccolo, diciamo, che già dai primi inizi degli anni della mia vita universitaria. Ho lasciato certe volte proprio di studiare per dare alle mie attività studentesche, le lotte che facevamo come studenti per i nostri diritti, per i nostri... quindi c'è proprio una vocazione anche a rompere un po' le scatole. Anche, no, più che altro tanto a rompere le scatole, sono un tipo che piace fare le cose, essere convinto di quello che si fa, della propria idea, di essere anche molte volte non vincente, perché non può convenire, ma essere convinto, nel senso che io preferisco fare una cosa di cui anche impopolare, ma che sia giusta, che la ritengo giusta, perché penso che non sono più che altro per il consenso del presente, ma per il consenso del futuro. Solitamente lei viene accostato a questa definizione, no? Renziano della prima ora. Si riconosce questa definizione? E cosa significa in questo momento storico particolare essere renziani, in un momento in cui su Renzi si dicono tante cose? Certo, io sono stato con Renzi quando era la prima volta la novità. Matteo lo fece venire, io all'Atronico la prima volta, portai pure qui a Potenza, a Matera, e all'epoca venne con Mariana Boschi, venne con gli altri. Sono rimasto con Renzi quando poi ha avuto quando tutti sono saliti sul carro, e con orgoglio sono rimasto con Matteo quando tutti sono scesi dal carro, perché ad oggi ritengo che, nonostante qualche errore che posso anche io riconoscerlo, però ad oggi è forse l'unico che ancora ha qualcosa da dire politicamente, in cui mi ritrovo sempre per convinzione, mai per convenienza. Mai per se dovessi pensare alla mia convenienza, non dovrei stare con Renzi, invece ci sto per un fatto proprio di convinzione. Con lui preferisco fare le battaglie. Ha parlato di qualche errore. Qual è l'errore più grosso che ha fatto Renzi secondo lei, e perché nonostante questo errore lei rimane renziano convinto? Beh, per chi lo amo, chi lo odia, Renzi, si sa, è una persona che è molto egocentrico, nel senso che si parla di lui, fa parlare sempre di se stesso, porta sentimenti di antipatia o simpatia, cose che la riconosce anche lui. Devo dire la verità, purtroppo uno dei più grandi errori è stato quello che ha cercato a un certo punto di stravincere la partita. Io all'inizio, anche se ha fatto un ottimo presidente, perché la scelta di Sergio Mattarella, che oggi nessuno gliela riconosce, è stata grazie al suo intuito, perché cercava di recuperare quella parte di sinistra che poi lo stesso l'ha tradito, e quella scelta fece cadere il patto, il famoso patto. Lui era accusato del patto del Nazareno, che noi ricordiamo. Quindi nel momento in cui venne meno Forza Italia e altre forze, lui si trovò a difendere prima un referendum che aveva pensato, cioè pensava lui che gli italiani avessero votato a favore, anche perché dai primi sondaggi, ma nel momento in cui lui l'ha voluto personalizzare, in quel momento quel referendum, che ad oggi ancora molti si leccono le ferite e che molti hanno votato contro, ma era solo strumentale, purtroppo ancora oggi diventa un problema per tutta l'Italia. Quello è stato un errore che poi, a un certo punto, anche secondo me molti suoi amici hanno cercato di metterlo di passo, come se lui ormai non avesse più niente da dire, aveva giocato la sua partita. Invece secondo me ad oggi fa bene a rimanere in campo, e chi non lo vuole politicamente, lo vuole distruggere, come tutte le etichette che gli stanno dando, lui combatte, lotta, perché ad oggi ancora la dimostrazione ultima del governo Draghi è l'unico che ha una lucidità e una visione politica. E cosa significa oggi essere un renziano di ferro in Basilicata? Luci ed ombre di questa... Beh, oggi è una sfida diversa, prima era una sfida innovativa, oggi ricomincio, oggi mi sento più di quando era al 40%, nel senso che il 40% non mi ritrovavo più. Perché io scelsi Renzi ricordando che ho combattuto contro quel PD, che poi mi sono ritrovato con tutti i renziani.
Oggi me lo sento invece, mi sento di ricominciare una partita in cui si fa politica, in cui c'è un'opportunità diversa, che non si chiama più PD, ma si chiama proprio quello che secondo me doveva nascere già nel 2012. Invece Matteo Renzi scelse di rimanere nel PD perché lui in quel momento poteva fare il partito e poteva anche tentare la sfida della presidenza del Consiglio, non con le primarie ma diversamente, perché poi l'ha dimostrato che nel 2013 tutti i parlamentari, la maggior parte dei parlamentari per salvare il proprio seggio lo portarono come re a diventare Presidente del Consiglio. Oggi è martedì, in Consiglio regionale, in Regione si è presentato il numero speciale dell'organo ufficiale della Regione dedicato ai 50 anni dell'esistenza dell'ente. Il discorso inevitabilmente, nei discorsi sia di Cicala che di Bardi, si è concentrato anche sulle famose risorse del piano di PNRR, Resilienza e Rinascita. Ovviamente i comuni, secondo lei, dovranno giocare un ruolo, sono chiamati anche i comuni a svolgere un ruolo soprattutto di vedetta in qualche modo su questa cosa, perché molti suoi colleghi, insomma, temono che le decisioni vengano, come già magari col petrolio, non so se lei è d'accordo, le decisioni vengono prese, insomma, a babbo morto oppure nelle segrete stanze. Certo, i comuni devono essere coinvolti, però dobbiamo anche da parte nostra fare autocritica, che molte volte i comuni non sanno guardare oltre il proprio confine, nel senso che accade spesso di fare cose, di pensare di avere il migliore borgo del proprio paese, di avere quell'attrattore perché l'ha fatto quel comune, lo dobbiamo fare anche noi, di essere comuni che possiamo fare, avere una vocazione turistica, una vocazione artigianale, una vocazione attività produttive. Penso che da parte della Regione ci debba essere una visione, un programma specifico. Non si può fare tutto e tutte, tutti possono fare tutto. I comuni, da parte loro, devono dare dei consigli, delle indicazioni, ma ognuno di noi deve valorizzare la propria unicità, altrimenti rischiamo di perdere anche questa opportunità che è una delle, diciamo, più ghiotte. Perché già abbiamo visto che negli anni precedenti non è che sono mancate le risorse. Noi siamo stati pure quelli che l'abbiamo consumato per bene, però alla fine poche sono le cose che ci Quindi sono lei dice che rimaste. ogni comune vuole essere coinvolto perché vuole promuovere il proprio parco, il proprio Certo. borgo, il proprio... E non è questa la filosofia giusta. Quindi la filosofia giusta qual è, secondo Sarebbe la lei? guerra dei poveri. La guerra dei poveri perché in realtà, faccio un esempio, se tutti pensiamo di fare il museo della città contadina, se tutti pensiamo di fare un attrattore, se tutti pensiamo... Alla fine spostiamo i cittadini di un paese che vanno in un altro paese, non è questo. La Basilicata oggi ha due problemi grandissimi, che sono la cosa principale rispetto ai comuni, sono i comuni faranno una battaglia contro i mulini a vento. Sono due, uno è le infrastrutture, e io faccio una battaglia che la faccio molte volte che non vedo che nessuno la rilancia, e mi dispiace questo perché sto chiedendo a tutti questa cosa. Noi avevamo prima un progetto della Lauria Candela, Sì. nessuno pensa di rimetterlo. Di fare la Lauria Candela, quell'opera faraonica che si pensava una volta, ma ad oggi anche una superstrada, una strada veloce, uno scorrimento veloce che lega le quattro strade che sono lunghe i fiumi, no? Noi abbiamo la Sì. Sinnica, la Val d'Agri, abbiamo Ciao, la Bradano. Bradanica e la Basentano, se non sono uniti da una trasversale, oggi la Regione Basilicata ha il più grande deficit infrastrutturale che è quello dell'isolamento, paesi isolati e soprattutto oggi io per venire a Potenza ci metto 2 ore. E immaginate i Ed è paesi più pazzesco. piccoli, quindi alla fine Potenza se la racconta da solo se questi paesi non gli diamo questo sblocco. Quindi il Sì. primo infrastrutturale, il secondo problema è quello delle generazioni dei giovani e sulla formazione. Le scuole non riescono a dare la giusta formazione ai ragazzi, quindi i ragazzi noi perdiamo generazioni intere perché tutti quanti si iscriveranno all'università, andranno. L'onorevole Savino sul nostro giornale spesso torna proprio sulla formazione, sulla perdita degli antichi mestieri, dell'artigianato, Sì, che è questa una risorsa che non va. è una nicchia, però io mi concentro anche sul potenziamento dell'Università Potenza, perché Certo. Vabbè, no, adesso comunque si parla della facoltà di ma non medicina. è sufficiente, è necessario ma non sufficiente. Noi abbiamo perso un sacco di tempo, l'Università di Potenza deve recuperare la città, io ad esempio ho fatto fare un accordo insieme all'Università di Basilicata, stiamo studiando il nostro territorio dall'Università di Potenza, proprio per cercare i ragazzi del liceo, di farli iscrivere a Potenza, perché oggi generazioni intere si iscrivono da Roma in su, succede una cosa, uno se si laureano diventano menti e intelligenze che rimangono lì e si portano anche i genitori, se non si laureano trovano un lavoro lì, si trovano una vita nuova lì e sempre adesso Sempre lì rimane. cosa che non accadeva rispetto all'immigrazione di una volta è che adesso i genitori, gli anziani vanno dai figli, prima c'erano
se andava a lavorare fuori si tornava qui. E allora già iscriversi all'università e ogni persona mette da parte dei soldi e investire in un altro posto, questo è Cioè sottosviluppo. le dice, già c'è la fuga dei giovani, se si Dopo il avvia anche danno la la fuga fuga. degli anziani pure è finita Dopo il proprio. danno la beffa. Questo è il più grande spopolamento che stiamo avendo. Quindi, sindaci, lei dice sotto traccia, prima di chiedere, vi dovete E mettere d'accordo fra di a voi. cosa serve? A cosa serve fare una piazza più bella? Durerà 5 anni. Quindi necessita che magari in sede ANCI Durerà fra 4 di voi. anni. Durerà 3, fare il marciapiede più bello. Durerà pochi anni. Cioè noi abbiamo bisogno di dare delle risposte nel futuro per cercare di ripopolare le nostre terre. E proprio per questo noi, almeno con un'amministrazione come la di Latronico, negli ultimi giorni ci fa piacere, siamo andati addirittura qualche angla CNN, stiamo recuperando i vecchi immobili perché dobbiamo cercare un ripopolamento. Sì, ho letto di appartamenti a 10.000 euro. Sì, È c'è vera molta questa richiesta, cosa? è vero, è andata oltre, ci ha fatto pubblicità Sull'appartamenti CNN. del centro storico? Di tutti i posti, non soltanto del centro storico, molti sono del centro storico, però sono case ristrutturate in cui abbiamo fatto una Già piattaforma. ristrutturate? No, Da ristrutturare? da ristrutturare. Alcune sono già ristrutturate, però chiaramente il prezzo è più alto. Però c'è molta curiosità, ma non è soltanto questo. Anche il fatto di incentivare a chi, noi ad esempio abbiamo incentivato i pensionati, più di una decina sono venuti alla Tronica, sono ritornati, quello di non far pagare le tasse comunali, che sembra niente, però è un segnale di Ai pensionati. accoglienza. Di accoglienza perché in questo momento c'è bisogno di ripopolare i borghi. Veniamo alla battaglia del Covid, sulla quale i sindaci, insieme a tante altre categorie, però proprio è una di quelle categorie di persone impiegate in prima linea, forse più di quanto pe si pensi, quello che poi sta emergendo da queste interviste che stiamo facendo. Lei si è reso protagonista dell'iniziativa qualche giorno fa. Si era prenotato per il vaccino, però poi mi corregga se sbaglio, ha verificato che un suo concittadino più anziano di lei si sarebbe dovuto vaccinare molto dopo, ha trovato che fosse una cosa ingiusta, ha rinunciato. Beh, è nata così, è nata questa vicenda, perché qualcuno mi ha accusato pure che sembrava che Di voleva. Ma non esibizionismo? ho bisogno, io sono andato per altre iniziative, ho avuto già questa, l'intenzione non era questa. Era accaduto questo, io per dimostrare, io ho molto contatto con i social, ma perché parlo tramite i social ai miei cittadini? Allora avevo scritto sui social, sui miei profili, il fatto che mi ero prenotato per cercare tutti, dice guarda, oggi è il primo giorno utile per gli over 40, quindi Datemi prenotatevi. da fare. Al che in quel momento stesso mi sono accorto che molti di cinquantenni, sessantenni avevano avuto date già. Io ero stato solo fortunato come molti quarantenni che si sono iscritti il primo giorno, perché c'erano stati dei posti liberi, che erano dall'open day, quindi avevano liberato quei posti e quindi erano Subito. subito fortunati. Però all'epoca, cioè in quel momento non fece un problema. Cos'è accaduto poi? Già su Facebook qualcuno me lo segnalava, questo me lo sottolineavo. Quando mi sono accorto 2 giorni dopo che una persona di 66 anni che non aveva potuto farsi il vaccino perché non c'era stato per motivi di salute e voleva farsi il vaccino, non si poteva fare una AstraZeneca perché aveva problemi di salute, non glielo facevano fare, e la prenotai stessi perché noi sindaci questo facciamo pur per aiutare, Sì. per Quindi ha essere prenotato vicini. stesso lei. Stesso io chiamo col numero verde e mi accorgo che mi danno la data del 30 giugno. In quel momento, per un fatto mio personale, per far capire, perché sennò altrimenti il sindaco poteva passare pure per chi, diciamo, perché era sindaco Privilegiato. privilegiato, ma non era questo il problema. Noi molte volte dobbiamo dare l'esempio, io sono quello che dobbiamo essere credibili, se non siamo credibili poi è difficile anche far correggere le regole alle Eh persone. certo, Se quindi lei accusiamo ha io di essere rinunciato, pure. ma questa persona è stata poi prenotata? L'ho prenotata io 2 giugno, però io l'atto non è che se tu automaticamente, quella è una macchina, ma io ho creato tutta questa cosa che poi è stata ripresa non per volere mio, perché io l'ho messo sui social, non è che l'ho messo sui giornali, c'è stata una giornalista che l'ha fatto uscire su un giornale, ma non era mia volontà questa. Però in quel momento era per far esaltare questo fatto che non ci possiamo affidare tutta una macchina, cioè non possiamo affidarci tutta una piattaforma. Noi abbiamo persone, l'hanno visto pure negli ultimi servizi, persone ancora che poco tempo fa, che io ancora chiamavo l'ASP, erano disabili ed erano a casa e non si potevano fare il vaccino, 70-80. Cioè non possiamo affidare tutto a una macchina. La piattaforma ci aiuta moltissimo, complimenti, chi l'ha fatta, che è tutto. Però bisognava tenersi liberi delle date e bisogna tenersi liberi alcune personale medico perché c'è gente che tiene più bisogno di noi, che non può muoversi di a casa. Senta, l'unica, diciamo, critica, tra virgolette, che poi non è neanche una critica, è una segnalazione, una proposta che si sente di fare al sistema sanitario regionale, come ha gestito la Basilicata, come sta gestendo la pandemia? Guardi, io non sono il tipo che sembriamo, sia a livello governativo che a livello regionale,
è una fase difficile, quindi è facile puntare il Puntare il dito. dito. E molte cose si dice sempre col senno di poi, no? Perché Certo. stessi gli scienziati in questa pandemia Si è stato detto di sono andati tutto, il avanti contrario di come, tutto, quindi. sentire le parole che si dice, si andava avanti per tentativi. Chiaramente quello che dico, in questa pandemia ci siamo accorti di un sistema sanitario che ha molte problemi e quindi questo ci ha detto che per la prossima volta bisogna investire nella sanità, ma seriamente sulla sanità nel territorio. Io faccio un esempio, io per qualche mese ho dovuto, anche senza ufficiale sanitario, cioè mi sono dovuto sostituire a tutto, ho dovuto fare i tracciamenti, ho dovuto io chiamare perché non è andato in pensione, non ho avuto il tempo neanche di fare i concorsi, però non è che mi sono messo a fare polemica. Ho cercato di dare una mano, capendo la situazione. Non Però, mettiamola come polemica, eh la sì, domanda però. che facciamo sempre, se lei potesse prendere Bardi sotto braccio a livello confidenziale, cosa gli direbbe? Beh, direi al presidente Bardi che è vero esiste Potenza, esiste Matera, ma esiste il 90% di una regione che è fatta di piccoli comuni in cui bisogna non valorizzare il singolo comune, bisogna trovare una cosa in comune per far recuperare l'identità e dare la. Diciamo la giusta speranza a chiunque di dover ancora scommettere la propria terra, perché si è perso proprio questo. Ma lei Bardi l'ha incontrato? Io Bardo l'ho incontrato qualche volta, mai Di sfuggita. ufficialmente di sfuggita. Io Non ritiene che questa sia già una mancanza in qualche modo? non ho, devo dire, devo essere onesto, non ho chiesto un appuntamento al presidente Bardi, però non ho avuto modo di, non ho sentito l'esigenza, ho delinquito con qualche assessore, sono andato spesso a trovare qualche assessore, quindi. Non ho avuto questa esigenza, però ho visto che il presidente Bardi ultimamente ha mandato una lettera ai sindaci, io sono stato il primo a rispondere, poi mi ha mandato la lettera che ero disponibile A anche per incontrarlo. fargli incontrarle e fargli vedere cosa. Le chiedevo questo perché nelle interviste che stiamo facendo con i sindaci, diversi hanno lamentato problemi proprio di comunicazione con l'esecutivo, a parte l'assessore, magari ex sindaco, collega, insomma, che ti riceve, proprio problemi di comunicazione, di interlocuzione col vertice. C'è stato addirittura chi ci diceva che le ordinanze le leggeva prima sui giornali e poi gli Sì, arrivavano. questo sì, ci è capitato con Angi, con altre cose, però voglio dire, non è questo che io vado, perché ve l'ho detto prima, in una situazione di emergenza, tutti abbiamo, Qualche. peraltro io che ero stato il primo ad attaccare Bardi con la sua prima ordinanza, se la ricordate, Sì. quella del nord, aveva ragione in quel momento, vi ricordate, Quella che quando quando chiuse la disse che prima doveva volta. venire la quarantena, non gli abbiamo detto mai, ma dovevamo riconoscere che lui aveva ragione in quel momento, vi ricordate, io fui il primo, anche disse, ma come se per me mi ha chiuso. Per farvi capire che cioè, è sempre facile parlare poi Fare col con il senno di senno di poi. poi, ma non è questo. Io quello che chiederei al presidente Bardi è della regione Basilicata, di lavorare sulla regione Basilicata, nel senso che il sindaco non è che ha bisogno di qualcosa in particolare. Se io sono stato abituato anche nei vecchi 5 anni, ci vogliono i bandi, la chiarezza dei bandi, la chiarezza come partecipare, le opportunità che ci vengono date. Non è che la regione ha un comune che so che cosa Non è un gli deve bancomat, offrire. Però diciamo. più che risolvere il problema dei ladroni, in cui il sindaco ci deve combattere e ci deve battere, voglio dire, mi deve risolvere il problema della Basilicata, altrimenti se non faremo rete noi penseremo alla Basilicata in toto, non andremo a nessuna Ritiene parte. che ci siano un po' di primadonnismo fra alcuni suoi colleghi a Ma questo volte? c'è sempre stato tra i, voglio dire, pure io molte volte vengo accusato di questo, non è che dobbiamo essere ipocriti, questo c'è sempre stato e c'è sempre sarà. Ma non è questo il problema. Il problema molte volte è che si è pensato più che altro alle proprie ambizioni che alla propria terra. Quei sindaci che hanno fatto i video, se non tornate a casa vi prendo a cazzotti, lei Beh, io come ad li ha esempio vissuti? conosco Salvatori, gli ho detto pure lui ha un più colorito, gli ha dato pure questa popolarità, questo linguaggio. Ognuno ha il suo proprio modo di. Però ce la siamo vista un po' grigia, è Qual è chiaro? stato il suo momento più difficile? Il momento più difficile è stato quando ho dovuto chiudere all'Atronico, prima della zona rossa, zona gialla, Di zona sua iniziativa? arancione, di mia iniziativa, contro tutti e tutto, contro tutti che mi dicevano che non potevo farlo, contro il prefetto che mi chiama dopo 2 giorni, chiusi scuole, chiusi tutto. Poi, fine ottobre, e posso dire che è la cosa che mi è più riconosciuta dai miei cittadini, Col perché senno di col poi? senno di poi, perché arrivavamo a 60, ci accorgemmo che pure a scuola era sfuggita la cosa, e salvai forse il paese perché eravamo a 60, ma in quel momento potevamo arrivare a 300. Come vede il futuro della Basilicata, il futuro imminente, con l'estate alle porte, le riaperture? L'Atronico punterà, credo, Beh, sulla. l'Atronico quest'anno dovrebbe essere l'anno della raccolta. L'Atronico in questi anni ha puntato molto sulle sue potenzialità. Infatti quando mi dicevano che bisogna fare un attrattore all'Atronico, già ce l'aveva l'attrattore, erano le terme.
terme e il Monte Alpi, i propri paesaggi. Era solo, c'era bisogno di valorizzarli. Devo ringraziare, in questi anni abbiamo lavorato molto bene. È venuto un privato che ha acquistato degli alberghi, sta investendo, un altro privato Ci saranno tre pure alberghi, se tre non... alberghi, ha fatto un contratto di sviluppo, la regione ha cofinanziato, il Ministero del Lavoro ha già dato il via e ha finanziato 11 milioni e mezzo, tutto fa Quanti posti di parte. lavoro si possono Lì sarà immaginare? un indotto di posti di lavoro, lì saranno una cinquantina, però c'è un indotto di 300 persone, perché lì si parla di avere 30.000 persone all'anno, si parla di alberghi a 4-5 stelle. Oltre a questo stiamo cercando di lanciare le terme, e peraltro mi fa piacere adesso il Consiglio regionale che ha fatto l'ultima delibera, perché avevamo un blocco, avevamo fatto già nel 2016, pure il passaggio delle terme dalla regione al comune, perché non si potevano avere regioni. Cioè, proprietà delle terme da parte della regione, che non, molti funzionari non conoscevano nemmeno dove erano. Adesso tornano al comune, il comune è padrone del proprio destino e decide il comune il futuro, come meglio svilupparlo. Senta, alcuni hanno detto che lei fa le cose per esibizionismo, diceva che l'accusano a volte di essere una prima donna, sua moglie di cosa l'accusa? Principalmente. Mia moglie mi accusa il fatto di non risparmiarmi, Di non stare mai a di non casa. stare mai fermo, di non risparmiarmi, di non, molte cose me le potrei evitare, ma invece le faccio. Se sono prima donna non lo faccio per me stesso, non, molto spesso lo faccio per la mia comunità. Un errore che lei si riconosce. Avermi candidato alla regione Basilicata Troppo presto? troppo presto, ma non che troppo presto, in un momento sbagliato, nel senso, molto me lo dicevano pure in quel momento, che non era il momento, Ritiene però di no, essersi bruciato quell'opportunità? No. mi ha fatto crescere, anzi sono contento di averlo fatto, perché alla fine La prossima la volta sarà prossima, più no, agli avrà oltre gli che la prossima volta anticorpi. è importante anche, diciamo, non essere mai sicuro delle cose che si fanno, si devono fare anche queste esperienze che ti portano a crescere nella vita. Il film, il libro e la canzone che la rappresentano. Beh, il film La ricerca della felicità è un film che vedrai tantissime volte, per quello che ti fa, Di per i sentimenti Muccini. che ti trasporta in quel film, per il successo che si ha soffrendo, mai per, ma soltanto con i sacrifici. E poi la canzone a mano Lino Gaetano, che ho sempre usato pure per la mia campagna elettorale. E il libro, leggo molti libri attuali, Quindi però. lei è uno di quelli che ha la sigla della campagna No, all'epoca ho elettorale. usato questa qui, non tengo tante canzoni, però è una delle canzoni che ho preferito averla ai miei comizi, e poi come libro il Piccolo Principe di Saint-Exupéry, ma leggo tanti libri d'attualità. Grazie per non aver detto Il Gladiatore, il film preferito, perché Tutti si è detto quanti? una cosa tremenda. L'ultimissima domanda: fra 100 anni al suo comune scoprono una targa a suo nome, cosa le piacerebbe ci fosse scritto sopra? Va Amato più la sua terra che se stesso. bene, sindaco, grazie e buon appetito e buon lavoro. Grazie.